Benvenuto e benvenuta nel giorno dopo la dodicesima notte. A che cosa mi sto riferendo? Beh, sono tradizioni, culture millenarie che si sono propagate fino ad oggi. E mentre noi festeggiamo con i nostri bambini la Befana nel giorno di oggi, in realtà le culture più antiche celebravano le divinità e in particolare Diana. Nelle civiltà medievali, i contadini, in quello che era il periodo dal Natale sino alla notte del 5-6 gennaio, celebravano quella che era la semina che era avvenuta nei campi e la protezione che la dea Diana, accompagnata da altre donne, compiva proprio nei cieli sopra quei campi coltivati. Diana era la dea della luna, ma era anche la dea della fertilità. E quindi questo simbolo pagano così potente ci indica quella che è la potenza di madre natura. Quindi fin dall'antichità questa festività celebrava proprio la protezione del femminile e dunque di madre natura, che poi per via di interventi nonché interpretazioni è stata trasformata in quella strega così brutta a livello di aspetto che porta doni ai bambini. Ma in realtà quei doni non sono altro che la natura che si dona profondamente e che nel suo donarsi poi rimane in un processo di morte e rinascita a se stessa. Ecco che quel fuoco che brucia e che arde è un simbolo di rinnovamento, dunque di rinascita, ma anche di fertilità verso il nuovo. Nulla a che vedere con il carbone portato ai bambini o con qualcosa di malefico dunque, ma una traccia molto magica di quella che è la potenza dell'invisibile e di forze che proteggono la natura e che si donano in maniera profonda a tutti noi. Che oggi sia quindi la celebrazione del fecondo, che sia la celebrazione del donarsi e di quelle che sono le nostre energie invisibili, che sono anche quelle che venivano definite le streghe, ma in realtà non sono altro che visioni, potenza, libertà di interpretazione e dunque di cogliere il sottile dall'esperienza. A questo ti invito in questa giornata di festa. Donati il dono più importante, che è la libertà di essere fecondo nei tuoi progetti, nelle tue visioni e dunque di celebrare insieme alla natura la potenza di quel fuoco che arde, la tua anima, che vuole e desidera una piena manifestazione. Buona giornata e buona Epifania!